si è guadagnato la business allora per Parigi, direi, no? Sì, non sarebbe male la sua business, direi. No, bene, dai, sono contento. Ci tenevo molto a fare bene anche questa gara. E ero indeciso fino a ieri se fare questa e 200 delfino. E sono sicuro che avrei fatto bene anche 200 delfino, però questa forse alla fine è stata la scelta giusta, perché ci tenevo molto a questo record, soprattutto perché dopo Tokyo, che avevo mancato di 3 centesimi, era rimasto un po' di traverso, diciamo, perché comunque era un record incredibile, storico, quello di Luca Marin è un onore per me averlo battuto. Mi ricordo fino a qualche anno fa, parlando con i miei amici, diciamo, alcuni record italiani sono imbattibili, e mi ricordo che uno di quelli che avevano detto era questo, invece oggi sono qua che l'ho battuto io, quindi è sicuramente una bella sensazione. È una grande soddisfazione. E guardando i quattro misti in panorama internazionale? Panorama internazionale negli ultimi anni direi che ha viaggiato parecchio, quindi sicuramente in questo tempo si entra un po' più nella mischia, però ci vuole ancora qualcosa per non so, dipende poi sempre dagli altri anche, però certo. Si può fare, comunque secondo me si può fare meglio. Oggi l'importante era questo, poi siamo a novembre, poi no, infatti no, ma questa gara qua devo, c'ho ancora tante cose che voglio migliorare, devo un po' ancora imparare a conviverci un pochino. Certe volte secondo me è veramente la gara più difficile di tutte, e lo sento che è molto difficile, sia faticosamente fisicamente che mentalmente, ecco, quindi su tutte e due le cose si può ancora lavorare secondo me, e le faremo partendo da questo, da questa base, direi che è ottima. Certo, questo bellissimo risultato, diciamo che comunque ti autorizza a pensare che te la puoi giocare. Sì, sicuramente. Bene, in bocca al lupo Alberto. Sì, bene. Quindi insomma cominciamo a vedere i piedi a Marchand. Sì, l'altra volta fu qua che ci incrociavamo ai 15 metri, magari ora ai 10. No, però insomma diciamo che è il miglior alzante di sempre, quello che stiamo vedendo adesso, significa che avete iniziato un percorso con Franceschi che è quello giusto, no? Sì, sicuramente, come ho già detto dopo i due misti, da agosto abbiamo lavorato molto bene e quindi arrivavo qua fiducioso e non ero sicuro chiaramente fino al primo giorno di poter fare questi tempi, perché poi è sempre difficile valutare, fare delle previsioni, no? Però sapevo di poter far bene. L'obiettivo che avevamo con Stefano già da inizio anno, ad agosto, quando siamo arrivati e avevamo parlato, era provare a qualificarci a novembre, perché sapevamo che sarebbe stato comunque un grosso aiuto per il resto della stagione. Chiaramente non sarebbe stato un problema anche dover andare magari a febbraio o marzo, però chiaramente ora c'è una piccola tranquillità in più che anche inconsciamente può far bene, ecco. Quindi sia questi due che quattro mesi sono andati veramente bene, sono contentissimo, tempi, record eccetera, quindi è sicuramente il punto di partenza migliore per il proseguo della stagione. Ecco, hai parlato di panorama internazionale, il record di Marin fruttò un argento al mondiale, insomma è quello l'obiettivo, cioè nel senso... Sicuramente prendere una medaglia del genere sarebbe veramente una cosa grandiosa, ecco, e bisogna vedere, c'è ancora da lavorare, perché gli altri ragazzi a livello internazionale spingono parecchio e chiaramente non saranno a guardare ora, e vediamo, ci sarà divertirsi, speriamo. L'ultima cosa, nella tua testa ci sono più i 200, i 400 misti o i 200 farfalle? Ovviamente domanda impossibile questa, ogni volta non so mai cosa rispondere, me l'hanno già fatta mille volte e mille volte. Lo so, però oggi, alla luce di quello che si è visto oggi? È sempre uguale, non so, perché a volte magari dico questo giro secondo me forse faccio meglio i 200 nel fino, poi in realtà mi vengono meglio i 200 misti, a volte dopo sono i 400, quindi spero che una volta mi vengano bene tutti e tre al meglio insieme, e niente, io fin da piccolo non mi è mai piaciuto specializzarmi troppo su una cosa, quindi cerco di portarla avanti tutte e tre più che posso, e anche comunque per variare, divertirmi sempre più possibile, ecco. Quindi non saprei darti una risposta precisa.